In molte piazze della Toscana troverete il punto informativo giallo di Onor Rischio. Fermatevi, parlate con i nostri volontari e con gli addetti di Protezione Civile. È importante essere informati: il sistema di Protezione Civile serve anche alla prevenzione, non soltanto all'intervento dopo l'emergenza. E sapere come ci si deve comportare quando si verificano eventi estremi è fondamentale per la propria incolumità e per quella degli altri. Il 24 ottobre la Toscana si tinge di giallo con la protezione civile e torna infatti anche in presenza stavolta la manifestazione Io non rischio che sarà in 46 piazze della regione di cui 16 fisiche e 30 in forma digitale. Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontari e volontari Volontari saranno presenti negli spazi informativi ONORISchio rischio per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini su rischio sismico, alluvione e maremoto il 24 ottobre sarà il giorno della protezione civile ha detto anche il presidente Eugenio Gianni che è ricordato come la manifestazione compie 10 anni Io non rischio è una manifestazione di cui eh, viviamo i 10 anni perché nacque proprio nel 2011 eh, allora la sensibilizzazione era sulla prevenzione del rischio sismico e la protezione civile si muoveva su questa direzione ma in realtà poi è diventata un po' la manifestazione simbolo per tutto ciò che significa il sistema della protezione civile e quindi dal livello nazionale ai livelli locali il 24 ottobre sarà il giorno della protezione civile. Noi l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ora da pochi giorni nominato presidente e ritengo che la protezione civile sia un effetto fondamentale di un'organizzazione che in Italia si fonda sul coordinamento di tutti coloro che nei momenti di calamità possono esserci e possono agire.